Pio XII definì Casa Sollievo della Sofferenza uno degli ospedali meglio attrezzati d'Italia e uno dei migliori del Mezzogiorno. Giovanni XXIII, attraverso il suo segretario di Stato, Cardinale Tardini, espresse la convinzione che quest'opera, in cui si esercita e si diffonde lo spirito della carità evangelica, darà non piccola gloria a Dio e raccoglierà copiosi manipoli di frutti soprannaturali tra le anime. Il 23 maggio 1987, dinanzi a Casa Sollievo della Sofferenza, Giovanni Paolo II disse: Quest'opera per la quale Padre Pio tanto pregò e tanto si prodigò è una stupenda testimonianza dell'amore cristiano. Anche Benedetto XVI, il 21 giugno 2009, parlò dallo stesso luogo e auspicò: Il Signore vi aiuti a realizzare il progetto avviato da Padre Pio con l'apporto di tutti, dei medici e dei ricercatori scientifici, degli operatori sanitari e dei collaboratori dei vari uffici, dei volontari e dei benefattori, dei frati cappuccini e degli altri sacerdoti. Il 17 maggio 2018, Papa Francesco, dopo aver visitato il reparto di oncoematologia pediatrica, durante la messa celebrata dinanzi alla Chiesa di San Pio, ha affermato: Sappiamo cercare Dio là dove si trova? Che c'è una, qui c'è uno speciale santuario dove è presente, perché si trovano tanti piccoli da lui prediletti. San Pio lo chiamò Tempio di preghiera e di scienza, dove tutti sono chiamati a essere riserve di amore per gli altri. È la Casa Sollievo della Sofferenza.